Buon pomeriggio e benvenuti all'incontro Cantiere, il vaccino della cultura. La Louvre Dance La Rue con Cyril Goyet e Andrea Socrati. L'arte occupa un posto decisivo nelle nostre società democratiche, ma i musei sono chiusi o lo sono stati per mesi. Un cambio di paradigma si impone. Dobbiamo riportare l'arte per le strade. L'arte urbana gioca un ruolo fondamentale per la rinascita delle nostre città. Politica, poetica, umoristica, l'arte urbana sa sempre come reincantare gli spazi della nostra vita comune. Cyril Goyet, laureato alla Sorbonne, entra a far parte del Louvre nel 1993 e sviluppa programmi educativi per un pubblico giovane e per portatori di disabilità. Ha sviluppato collaborazioni con scuole e università e fornendo programmi di formazione per educatori e insegnanti. Durante il primo e il secondo lockdown ha avviato rubriche su Instagram, The Culture Virus e Le Tisonie de la Culture, volte a confrontare un'opera d'arte classica con un'opera d'arte urbana, coinvolgendo i suoi followers nel tentativo di spiegare la creazione artistica della sua diversità. Andrea Socrati, laureato in discipline dell'arte della musica e dello spettacolo, con indirizzo arti visive, presso l'Università degli Studi di Bologna, è docente specializzato per il sostegno presso il liceo artistico Edgard Manucci di Ancona. Si occupa di accessibilità ai beni culturali, di pedagogia speciale nell'arte, di ricerca nel tempo dell'arte contemporanea declinati sui temi della multisensorialità e dell'interculturalità e di marketing creativo ed inclusivo. Collabora dal 2002 con il Museo Tattile Statale Omero, di cui è responsabile dei progetti speciali. L'evento è accreditato per la formazione dei docenti e ora vi auguriamo un buon ascolto. Allora, inizio io questo nostro incontro. Buonasera a tutti, non so, buongiorno, buonasera, questo è un orario stranissimo, forse era l'ora di pranzo, ma va bene, l'arte ci fa stare anche un po' a digiuno. Per cui vi ringrazio di essere qua, ringrazio chiaramente il CUM e il Museo Mero per aver organizzato questo incontro e sono davvero felice di essere qui con Cyril Goyet. Ci conosciamo da tempo, ma non abbiamo mai avuto modo di fare qualche cosa insieme così direttamente e quindi sono felice e anche onorato, insomma, di, come dire, assisterlo e fare da partner per questa, credo, bellissima conferenza sull'arte urbana. Credo che adesso anche Cyril voglia fare i suoi saluti, poi io farò una breve introduzione. Sì, infatti voglio prima ringraziare il CUM Festival e il Museo Mero per l'invito, perché sono molto, molto lieto di poter parlare e di spiegare il mio lavoro e la mia passione per l'arte e l'arte urbana, infatti. Benissimo. Allora, io direi intanto di cominciare così, cioè di contestualizzare questo nostro incontro sull'arte nell'ambito del Festival CUM. Cantieri, si riparte e l'arte può avere ruolo? Ecco, ovviamente noi siamo convinti di sì e direi per diverse ragioni, ma ne vorrei sottolineare due. Una, visto che la cura è anche un tema molto sentito, molto presente in questo festival, in tutte le sue edizioni, ecco, un aspetto riguarda proprio la cura della persona che l'arte può regalarci. Sto parlando anche di un aspetto clinico, di un aspetto proprio di malattia. E pensate che in Canada, un paio d'anni fa, credo due o tre anni fa, nel 2019, lo Stato ha riconosciuto appunto la terapia artistica, ma non l'arte terapia
come la conosciamo noi, cioè un fare un laboratorio, esprimersi attraverso diciamo diversi linguaggi dell'arte, eccetera. No, la terapia è proprio quella di godere, di fruire dell'arte. Ora i medici in Canada possono prescrivere, come si prescrive un farmaco, possono prescrivere la visita ad un museo, ad una mostra d'arte, e ovviamente chi ha questa prescrizione può accedere a queste mostre, a questi musei in maniera gratuita. Questo proprio perché è stato riscontrato in maniera scientifica i benefici che si possono ottenere dall'incontro con l'arte e direi più in generale dall'incontro con la bellezza. Ecco, questo è il primo motivo per cui l'arte c'entra e come in questa nostra, diciamo così, passeggiata qui al CUM. L'altro motivo è sempre legato alla cura, però una cura diversa, non siamo più sul piano clinico, siamo più su un piano spirituale, emozionale. Introversione, cioè di una discesa verso l'interno, no? E quindi provare per un momento appunto a riscoprire determinati valori che nella società contemporanea spesso e volentieri passano in secondo piano. Su questo aspetto si è soffermato in modo particolare Papa Francesco, ma anche altri papi prima di lui. Infatti qui mi sono preso qualche appunto. Nel 2016, appunto, Papa Francesco, nella seduta alla Pubblica Accademia Pontificia, ha scelto un tema il cui titolo è davvero, diciamo, esemplare. Scintille di bellezza per un volto umano delle città. Ecco, scintille di bellezza per un volto umano delle città. E qui già ci caliamo un pochino nel contesto dell'arte urbana, che poi è l'oggetto della nostra discussione. Quindi, se l'arte ha questo potere di rigenerare le vite, di rigenerare l'ambiente in cui ci troviamo a vivere, allora dobbiamo fare in modo che l'arte arrivi a chiunque. L'arte urbana riesce anche a raggiungere questo obiettivo, perché la troviamo passeggiando, girando un angolo, andando a prendere la metropolitana, ad Ancona no, ma nelle città più grandi sicuramente sì. E quindi sottolineare questo aspetto diventa fondamentale. E lo stesso Papa Benedetto XVI nel 2009 incontrò gli artisti nella Cappella Sistina. E diceva così, leggo testualmente le sue parole: il momento attuale, appunto diceva Ratzinger, è purtroppo segnato oltre che da fenomeni negativi a livello sociale ed economico, anche da un affievolirsi della speranza, da una certa sfiducia nelle relazioni umane, per cui crescono i segni di rassegnazione, aggressività, disperazione. Già queste parole sono valide anche oggi, dopo un'altra crisi importante che abbiamo vissuto e che purtroppo stiamo ancora vivendo, e ovviamente stiamo parlando della situazione emergenziale dovuta al Covid. E allora continua Benedetto XVI, che cosa può ridare entusiasmo e fiducia? Che cosa può incoraggiare l'animo umano a ritrovare il cammino, ad alzare lo sguardo sull'orizzonte, a sognare una vita degna della sua vocazione se non la bellezza?
Un altro aspetto che ha sottolineato Papa Francesco, questo nella sua enciclica Laudato Si, è la relazione importante che poi Cyril ci racconterà prendendo proprio come strumento l'arte urbana, la relazione che c'è tra una buona educazione estetica e il mantenimento di un ambiente sano. C'è una stretta relazione. Lo dice Papa Francesco nella sua enciclica, lo diceva già Maria Montessori già nei primi del Novecento, quando riteneva proprio che la bellezza doveva essere lo sfondo per ogni processo pedagogico e di vita per i bimbi, ma deve essere anche uno sfondo di vita salutare per gli adulti nelle città in cui vivono. Quindi città belle significa avere anche una sensazione, percepire un qualche cosa che ci deriva dalla bellezza, che ci rende in qualche maniera più consapevoli anche del luogo in cui viviamo, della sua tutela, della sua salvaguardia. Papa Francesco dice: prestare attenzione alla bellezza e amarla ci aiuta ad uscire dal pragmatismo utilitaristico, e questa è veramente un'altra cura fondamentale. Prendersi cura delle persone, a cominciare dai più piccoli e indifesi, e dei loro legami quotidiani, continua appunto il pontefice, significa necessariamente prendersi cura anche dell'ambiente in cui essi vivono. Piccoli gesti, semplici azioni, piccole scintille di bellezza e di carità possono risanare, rammendare un tessuto umano, oltre che urbanistico e ambientale, spesso lacerato e diviso, rappresentando una concreta alternativa all'indifferenza e al cinismo. Ecco, quindi, con questo ci siamo introdotti proprio nell'ambiente urbano, che è l'ambiente dove si esprime appunto l'arte urbana o la street art. Il termine street art è comparso, credo che Cyril me lo possa confermare, nel 1985 su un testo di Allan Swartzman che si chiamava proprio Street Art, e lui raccontava questo nuovo fenomeno che si stava verificando in particolare a New York, nelle metropolitane. Ricordo che gli anni 80, i primi anni 80 sono gli anni in cui io iniziavo ad operare Kate Haring, e proprio nelle metropolitane sono famosissimi i suoi esordi con il gesso su dei manifesti neri che coprivano le vecchie pubblicità, e lui li aveva individuati come delle lavagne, no, a disposizione per esprimere, no, la sua arte, la sua creatività. Ed è così che iniziò appunto Kate Haring il suo passaggio. Ma dire arte urbana è anche un contenitore abbastanza ampio che io personalmente faccio fatica a definire, perché comprende tante cose. L'arte urbana, come la conosciamo con i murales, che poi Cyril ce ne farà vedere tanti e bellissimi, prende avvio, diciamo così, trova le sue origini nel muralismo messicano. Quindi parliamo di personaggi importanti come Siqueiros, per esempio, ed altri. E da lì appunto questa diciamo necessità, perché diventa una necessità, di chi ha una vena artistica e creativa di esprimersi, trova appunto un supporto nuovo proprio nei muri della città. Questo si moltiplica nel nostro secolo, negli anni 2000, anche se, ripeto, il fenomeno era iniziato anche prima. C'era anche il graffitismo. Io non so se il graffitismo lo possiamo considerare o meno un fenomeno di arte urbana, ma il graffitismo, per esempio, se anche qui vogliamo trovare le sue origini, dobbiamo andare proprio nell'antichità. Per esempio, mi sono segnato una frase incisa, perché graffitismo significa proprio graffito, il termine significa incidere sostanzialmente. Quindi le incisioni le troviamo nelle grotte rupestri, le troviamo anche per esempio a Pompei, tantissime incisioni a Pompei, in particolare ce ne sono alcune, chiamiamole simpatiche, nei Lupanare, no? Me ne sono segnata una, dove una, come dire, prestatrice di servizio nel Lupanare incideva sul
muro esterno, appunto, diceva greca e di garbate maniere, solo due assi, quindi era anche economica, perché un sesterzio valeva grosso modo appunto due o tre assi, che equivale a un euro, no? Quindi ecco, c'era questo modo di promuoversi attraverso il graffito, l'incisione, che poi nel tempo è diventata anche questa una forma d'arte, come spesso capita alle calligrafie, che si traducono non solo e non più solo come veicolo di un senso, di un significato, ma la parte fisica stessa, la lettera, diventa oggetto di attenzione estetica. Ecco, allora, per concludere questa mia così breve introduzione, ritorniamo un po' ai tempi nostri. Quindi parlavamo della necessità, della volontà di esprimersi utilizzando questi nuovi supporti delle architetture urbane, no? E allora Cyril, gli chiedo proprio quali sono le motivazioni, quali sono, diciamo così, secondo lui, quelle spinte che hanno moltiplicato e indotto questo fenomeno, e soprattutto anche perché poi è un linguaggio che arriva facilmente ai giovani, è un linguaggio molto apprezzato dai giovani. Prego, Cyril. Allora, grazie per questa introduzione. Infatti direi che per godere dell'arte urbana non c'è bisogno di prescrizioni, perché è un'arte che si offre a tutti nella strada, è qualcosa di molto accessibile, e la prima cosa da dire è che viene veramente di un desiderio molto generoso della parte degli artisti, che vogliono offrire alla città, ai cittadini, queste opere d'arte. E allora il primo artista che voglio scegliere qua le opere che ha fatto nella fine degli anni 80, inizio degli anni 90, a Napoli, e più particolarmente a Spaccanapoli. E allora è una cosa molto interessante, perché ha veramente lavorato sulla memoria, di questo quartiere, no? Di questa città, e nel senso che, secondo, no, urbanistica, nella storia anche della la vecchia città greca, nelle tradizioni, nei modi di vivere, e in questa zona molto popolare si nasce, si vive e si muore, e dunque ci sono tutto il ciclo della vita che attraversa, che si può vedere nelle strade. E lui ha scelto di fare citazione di grandi capolavori di Caravaggio. Allora, perché Caravaggio? Perché anche Caravaggio ha vissuto in questo quartiere di Spaccanapoli e ha creato alcune delle più belle pitture, per esempio le opere di Misericordia, che è una chiesa vicino di questa strada che vedete adesso. E qua ha fatto quello che ha chiamato un ciclo, un percorso della morte, e con diverse citazioni di opere d'arte, e qui è la morte della Vergine da Caravaggio. La cosa interessante è che c'era veramente un'adesione del popolo, del pubblico, a questo ciclo di pitture che hanno molto piaciuto, e si vede qua una vecchia donna chiamata Antonietta, che aveva questo piccolo negozio di giornali e che si improvvisa la custodia, no, di quest'opera d'arte. Però un giorno muore, e quando è morta, allora, perché
Ernest Pignot Ernest fa i disegni, veri disegni che incolla sulle pareti, poi fa le fotografie. Dunque da questa fotografia dopo ha fatto il disegno, si vede forse meglio la seguente, ha fatto il disegno di Antonietta e quando muore ha incollato la sua fotografia. E tutta la popolazione era molto, molto contenta, molto commossa di quest'opera d'arte e voleva anche mettere una vetrina sopra per proteggiare l'opera. Però l'artista non ha voluto, perché non è azione del museo, enfin dell'opera, però è venuto diverse volte a restaurare il disegno. Dunque questo primo esempio è molto interessante perché parla di un artista per una città, per una popolazione, con un'adesione della popolazione a questo tipo di arte. Un secondo esempio di forze di un altro tipo di citazione che ha fatto con il Cristo alla colonna, che è monte. Dunque, per consegnare la memoria di quest'opera d'arte nella Chiesa, ha scelto di fare il disegno del Cristo alla colonna, dunque un tipo di coppia, però la cosa interessante è anche che è molto contestuale, no? E che ha incollato questo Cristo alla colonna proprio su una colonna, sul portice della chiesa. Direi di umorismo, ma di poesia, per fare la memoria di quest'opera. Forse un'ultima di Caravaggio, di Ernest Pignot Ernest, con questa finestra finta, dunque dipinta, poi incollata sulla parete, con la diversione dell'opera originale, dove si vede Davide che tenga la testa di Goliath, poi con la seconda mano ha aggiuntato la testa di Pasolini, perché lui fa il legame fra questi due artisti scandalosi che hanno un po' più o meno il stesso tipo di vita e che hanno tutti e due una morte molto tragica nella stessa zona finalmente. E dunque ha voluto conservare la memoria di questi due artisti in questo colì che era una zona molto popolare e il popolo che interessava tanti Caravaggio per prendere modelli, per dipingere le grandi scene della Bibbia, ma che ha scelto i suoi modelli nel popolo, e anche Pasolini che era molto impegnato, no, nella politica comunista. Continuiamo con un altro artista sempre francese, ma che è venuto a dipingere in Italia e che ha fatto un percorso caravaggesco, se posso dire, nelle diverse tappe dove è passato, dove ha vissuto Caravaggio. E dunque per lui era come un pellegrino per dipingere alcune dipinte di Caravaggio, dunque a Roma, a Napoli, a Mal e un po' dappertutto. Per lui era come un pellegrino personale, perché lui fa un po' un trasferimento fra
Caravaggio e lui per, nel percorso di vita, perché anche lui è andato in carcere, donc tutti e due, e ha un percorso personale un po' difficile, e allora si trova molto, si ritrova nel personaggio di Caravaggio. E lui è un artista invece che lavora con lo stencil, dunque che con il cutter, no? che taglia le linee nelle immagini in modo che dopo con lo spray la pittura si mette nei buchi, no? Allora sì, adesso possiamo parlare anche della volontà dell'impegno politico e dunque delle richieste politiche che vogliono fare gli artisti. Ho scelto quest'opera che è interessante perché è di un artista, direi, che si chiama Gouin, non so come si pronuncia esattamente, ma che è francese, ma anonimo, e che è artista ma anche attivista, e dunque lui è molto impegnato, è andato ad Atena, dunque in Grecia, per fare quest'opera d'arte, dove si vede dunque la citazione, se posso dire, della Venere di Milo, ma questa Venere ha un fazzoletto, no, sul naso, come le persone che facciano la rivoluzione, no? Ma questo fazzoletto è come si dice, il drapeau blu dell'Europa. La bandiera blu dell'Europa, delle quali le stelle sono fuggite per fare la corona, come la corona del Cristo, delle spine del Cristo, e dunque c'è anche il sangue. Dunque ha fatto questo trasferimento politico molto interessante perché incrocia l'eredità antica ellenistica della Grecia, che è supposta essere forse la madre della cultura occidentale, con questa Venere di Milo, però parla anche dell'eredità giudeo-cristiana con questa corona di spina che ricorda il Cristo. E queste spine sono le stelle dell'Europa. Dunque è un'opera molto politica, molto interessante, e che incrocia tutte le eredità, e è interessante anche perché è un artista straniero che è venuto in Grecia per fare quest'opera. Dunque è ancora una volta un'adesione alla causa della Grecia, e si chiama Atena versus Europa. Più umanista questa volta è il famoso Banksy, che si fa parlare di lui sempre, e qua è un'opera d'arte che ha fatto nella città francese del nord, a Calais, dove dunque nella zona dove sono tutti i migranti che aspettano per attraversare la Manica, si dice, per andare in Inghilterra. E allora c'è una zona terribile con i migranti che aspettano, e lui ha preso un simbolo molto importante della cultura occidentale e soprattutto della pittura francese dell'Ottocento, con il radeau della Meduse, che la zattera della Medusa, voilà, che è una storia veridica, no?
che succeda, che è successa dunque 200 anni fa, che già all'epoca questa pittura ha fatto un scandalo perché parleva di qualcosa di quale non si parla mai nella pittura, soprattutto con questi grandi formati che sono dedicati alla storia prestigiosa, no? Religiosa, mitologica o la storia a quest'epoca napoleonica, per esempio, ma invece lui ha voluto dare importanza al popolo, alla gente lasciata su questa zattera, abbandonata dal capitano, eccetera, e dunque si tratta di ingiustizia sociale. Dunque Banksy, l'intelligenza di Banksy, la forza della sua opera è di citare quest'opera scandalosa all'epoca, ma di attualizzarla e di parlare di una nuova ingiustizia sociale con i migranti africani. E allora lui, perché c'è sempre umorismo, anche un cinismo, lui cambia un po' la storia, perché nella grande opera originale al Louvre si vede al fondo la silhouette della nave che viene fino a questi abbandonati, ma invece da Banksy si vede un yacht che significa, che simbolizza la ricchezza la più grande, la più anche assurda, ma questo yacht non viene da loro, ma continua la sua corsa all'orizzonte, dunque si vede da profilo e non si incontreranno mai. Dunque c'è qualcosa di molto più pessimista in questa opera d'arte. Allora, questa qua anche interessante perché si tratta, allora, nella storia dell'arte ci sono ovviamente alcuni capolavori molto più forti che alcuni altri perché hanno già una portata politica molto, molto forte e si usano sempre, no? Direi che la citazione o la diversione della libertà guidando il popolo di Delacroix, dunque l'opera di adesso, è sempre, soprattutto in Francia, sempre usata, e vedremo anche con la prossima. Dunque qui ho scelto un artista francese che si chiama Klett, ma che vive a Firenze, dunque che è molto appassionato dell'Italia, e lui è molto interessante perché fra poesia e umorismo lui vuole incantare, se posso dire, la città, ma con i pannelli di segnalizzazione. Dunque il suo supporto a lui è sempre, non sono le pareti ma sono i pannelli di segnalizzazione che su quale fa questo tipo di diversione. E allora con questo senso proibito, lui ha scelto di isolare i tre personaggi principali della Libertà guidando il popolo e, come si dice, attraversano, no? Andano sopra questa bandiera, no? Questa barra bianca, no? Dunque vanno fra il simbolo della proibizione, no? Come si dice, è proibito ma andano sopra. E anche questa volta ha cambiato la bandiera francese con la bandiera europeana. Forse più presto ancora dell'attualità francese, direi prima del Covid, c'era queste rivolte urbane iniziate da personaggi vestiti del famoso gilet jaune, dunque giacche gialle, no? Si dice così, e che hanno veramente fatto un casino durante un anno e mezzo in Francia, solo il sabato, però tutti i sabati, ogni sabato c'era queste rivolte, questi problemi. E allora lui ha voluto scegliere
la libertà guidando il popolo da, della Croix, e ha cambiato, ha diversionato, se posso dire, le, i personaggi con le gilets jaunes, ok? E nel fondo si vede anche l'Arco di Trionfo di Parigi, che era velato il mese passato, no? Da Cristo, e, ma due anni fa non era tanto, faceva l'attualità per una cosa molto più triste, perché avevano incendiato, no? L'interno del, dell'arco, hanno un po' rovinato l'interno del, dell'Arco di Trionfo. Dunque serve di fondo a questa opera, è interessante perché è un, come si dice, un marker temporale, no? E era veramente l'attualità a questo punto della storia sociale francese in 2019, e per questo che è interessante nell'arte urbana, che si tratta sempre dell'attualità, c'è qualcosa di molto spontaneo. E dunque, ancora una volta, è un modo di espressioni che si ritrova o non si ritrova nel popolo, eh? Dipende, perché quando è una cosa politica, ovviamente ci sono diversi punti di vista. Allora, un'altra motivazione per gli artisti è anche di parlare di poesia, di estetica, ma anche di storia dell'arte. E ho scelto questo artista spagnolo che si chiama Pejac, e che è un artista che lavora sempre in un modo molto sottile, molto umoristico, ma un po' cinico, e molto, direi che trova i simboli giusti. Qui siamo nella strada parigina, che è la strada Édouard Manet. Dunque ha scelto di fare un omaggio a Édouard Manet, ma l'ha fatto in un senso molto intelligente, perché si tratta, direi, di un paragone fra la rivoluzione che è l'arte urbana e la rivoluzione che fu l'arte di Manet, no? L'inizio dell'impressionismo, e questo tipo di pittura che era giudicata come molto scandalosa all'epoca, perché nessuno ha capito la rivoluzione pitturale estetica di Manet a questo punto, e pensano che sia una rottura, quando invece c'era anche una prolungazione e una ispirazione molto importante da Tiziano nel pranzo sull'erba, no? E dunque non hanno visto non hanno accettato questo cambiamento estetico. E Pejac, l'opera di Pejac si tratta di questo punto precisamente, perché lui ha disegnato la silhouette di un ragazzo, tipo un ragazzo adolescente no vandalo, che lancia qualcosa che può essere, non lo so, come tipo l'acqua o la pittura che macchia il muro, o può essere anche una pietra che rotta un vetro, no? E dunque è qualcosa che disturba nella città, ma nella macchia si vede, apparisce la coppia dell'opera di Manet. E dunque questa è la cosa molto interessante, molto poetica, ma anche molto politica, se posso dire, perché si tratta di questo paragone di un'arte che disturba, che fa rivoluzione anche. Dunque c'è una mise en abîme, se posso dire, dell'arte urbana. Poi, allora, forse dobbiamo andare forse un po' più veloce. Allora, questo è un artista a fiorentino che è molto interessante, perché lui ha scelto di mettere tutti i personaggi di capolavori nell'acqua, e dunque è una trascrizione subacquatica, e uno degli interessi è particolarmente la maschera di bagno, che sottolinea lo sguardo, e dunque è un modo
per dare di nuovo lo sguardo, di cambiare lo sguardo e darlo alla pittura piuttosto che a noi, come se fosse il personaggio della pittura che guardavano i nostri comportamenti anche nel modo di visitare i musei che noi passiamo troppo, come se noi fossimo i pesci che i personaggi vede agitarsi, no? In un modo un po' assurdo. Andiamo un po' più presto, questo è anche l'umorismo sul corpo umano e la società di consumazione, con la referenza assoluta del Davide di Michelangelo, che è ingrassito nel disegno dell'artista urbana. Poi è anche questo interessante, perché si tratta di Mona Lisa e del sorriso di Mona Lisa, ma l'artista arriva, direi, dopo Duchamp, che aveva già fatto una diversione della Mona Lisa con i baffi e con questa formula, con questo acronimo LHOOQ, che in francese che non si traduce, no? Ma si capisce. E voilà, e l'immagine dopo è una traduzione della faccia francese. Dunque, questo è umorismo, ma è anche interessante, perché è un modo, dopo quella di Bloom, è un modo per l'artista di prendere, se posso dire, la difesa della Mona Lisa, per buttare via tutti questi visitatori, che sono milioni al Louvre, che vedono solo per prendere la foto, ma soprattutto per fare lo selfie, e dunque girare, mettere la Gioconda nelle spalle, non guardarla più, ma fare la selfie con lei. E dunque lei è un modo di andare via, di mandare via la gente, no? Voilà. E allora, l'ultima motivazione che ho scelto di parlare è anche quello che introdurrà la seconda parte, il volere di democratizzazione culturale, artistica, con artisti che proprio hanno scelto di fare uscire le opere d'arte dai musei, dunque copiando i capolavori dei musei per metterli nella città, anche nelle zone le più incredibili, no? Per esempio, qui c'è questo artista, grande artista italiano di Varese, Andrea Ravomattoni, che ha copiato in un modo monumentale, in un formato monumentale, il Bacio di Giuda, si dice così? Giuda, e dunque l'arrestazione del Cristo, che è conservato a Dublino, credo, e lui l'ha fatto sul ponte di un'autostrada, no? Di una tangenziale, un ponte, un pilastro, sì, in betone, e l'ha totalmente ricoperto di questa pittura. È veramente un sorgimento di poesia e di bellezza nella città, è veramente la volontà di abbellimentare la città. Dunque la cosa interessante è che questo artista viene del graffiti. All'inizio, quando era giovane, era adolescente, con lo spray dipingeva le carrozze, i pareti, i treni, tutto. E dopo ha seguito una formazione all'Accademia di Brera a Milano, dove ha scoperto, veniva di una famiglia di artista, ma ha scoperto la coppia all'olio. Scoperto la coppia da gli maestri anziani, e allora ha avuto l'idea di
cambiare il modo di espressione, la tecnica, e ha deciso di dipingere con lo spray. Dunque questa coppia è fatta totalmente, unicamente con lo spray, dunque è una cosa molto, molto virtuosa. Un altro esempio di un po' pazzi, eh? È questo qua che lavora con pennelli, acrilico ma pennelli, nella strada, ma lui ha deciso di dipingere le opere alla stessa scala, e dunque con i quadri, e per fare illusione che, con l'ombra sopra il quadro. Dunque, quando si vede da lontano, sembra veramente un quadro, per esempio la fanciulla alla perla, come se fosse allestimentata su un parete con graffiti, perché lui sceglie sempre le zone suburbane, devastate, abbandonate, dunque non c'è pubblico. E fa tutto questo in un modo molto poetico, ma gli serve ovviamente la fotografia per diffusare, per fare conoscere, ma dopo forse 2-3 giorni di lavoro non c'è nessuno per vederlo, almeno che arriva un altro graffitista che lo copra. Dunque è veramente un gesto artistico e molto singolare, no? Poi, ma che è aussi, è anche un modo di offerta a tutti che sanno cercare le opere d'arte fuori del museo. E anche la volontà di Andrea Ravomattoni di fare conoscere i tesori dei musei e di dire alla gente che c'è bisogno di andare nel museo, che alcuni sono gratuiti, che veramente questa barriere deve essere distrutta, no? Allora questo, bon, forse vado un po' più velocemente, questo è un artista francese che ha fatto quest'opera molto interessante, molto bella, nel giardino delle Tuileries, dunque questo grande giardino che appartiene al Museo del Louvre, che è la prolungazione del Louvre, e che era il giardino del Palazzo delle Tuileries, bruciato durante una delle nostre rivoluzioni. Ma la cosa interessante è questo giardino nel cuore di Parigi, è un giardino all'inizio reale, dunque aristocratico, disegnato da Le Nôtre, come Versailles, dunque qualcosa di molto savante, molto prestigioso, ma nello stesso tempo è un giardino oggi dove c'è la fiera, dunque 2 volte all'anno ci sono fiere molto popolari con i giochi, con le rotolle, non come si dice. Bon. E allora lei ha scelto come supporto di prendere questo tipo di ritratti con la testa vuota, no? Molto popolare, nel quale la gente si prende in foto, si prende in giro, no? Con un personaggio famoso, e si vede il suo proprio ritratto. E lei ha dunque scelto di fare Luigi XIV come se fosse nel suo giardino, camminando, e dunque si parla del prestigioso e della storia di questo giardino, ma nello stesso tempo in un modo molto popolare, perché questo in francese si chiama passe-tête, dunque perché si mette la testa, il viso, e è una cosa molto popolare. Dunque mi piace moltissimo il modo di parlare di queste 2 culture insieme. Poi, allora, adesso parliamo dell'applicazione didattica, sì, di questa... Un paio di riflessioni le facciamo, così tiri anche un po' il fiato, Cyril, dopo questa prima carrellata che era dedicata appunto alle motivazioni per le quali un artista decide appunto di mettersi in gioco attraverso un linguaggio, il linguaggio dell'arte urbana. Allora, una riflessione intanto è questa, che in tutte le immagini selezionate da Cyril, che erano un esaustivo del panorama dei murales che troviamo nelle varie città del mondo, ma quello che colpisce è un richiamo comunque a un'arte del passato.
Avete visto che c'è sempre, come dire, uno spunto che prende il via da artisti del passato, famosi, molto famosi, opere molto famose che vengono comunque riportate in vita e vengono ridate, restituite alla cittadinanza, riattualizzandole su proprio gli accadimenti della quotidianità e così le rendono di nuovo vive e disponibili a tutti. Questo è un primo aspetto molto molto interessante. L'altro aspetto è che il linguaggio utilizzato da questi artisti è un linguaggio figurativo, per cui se nel contemporaneo abbiamo visto una grande lotta tra un linguaggio di astrazione, quindi l'astratto che comincia con Kandinsky e arriva poi passando per Pollock eccetera eccetera fino ai giorni nostri, era considerato quasi un linguaggio della pittura moderna, della pittura contemporanea. Il figurativo tornava a volte, veniva, come dire, resuscitato, ma per brevi periodi. Ora i giovani artisti, gli artisti che si dedicano appunto a questo tipo di arte, utilizzano prettamente e esclusivamente il figurativo. Ovviamente una ragione c'è, e la ragione è quella di dover essere immediatamente comprensibili, cioè il messaggio deve arrivare, soprattutto in un luogo, la strada, dove la gente passa con mille pensieri, con le sue frette della quotidianità, e quindi anche la bravura di questi artisti deve proprio consistere nel catturare l'attenzione del passante, perché qui non siamo in un museo, non c'è un fruitore, c'è un passante che in maniera incidentale può diventare fruitore. Intanto questo è un bel regalo che si fa a tutti, magari anche chi non ha mai pensato di andare in un museo a vedere un'opera d'arte se la trova spiattellata davanti, e queste opere hanno il potere comunque sia di catturare l'attenzione. Questo è fondamentale. Ritorno alle prime diapositive che Cyril ci ha fatto vedere di questo artista che ha lavorato anche a Napoli, e Cyril parlava di memoria. Ecco, questo è un altro aspetto importantissimo, perché con la signora appunto che era una sorta di icona in quel quartiere, che ha ritrovato vita in qualche modo, no, attraverso questa immagine su un muro. Ecco, questo significa che quest'arte, questa tipologia di arte ha il potere di contribuire a incrementare e, se vogliamo, potenziare l'identità di un luogo. E questo oggi è quanto mai importante, l'identità. L'identità si costruisce anche in questo modo, soprattutto se questo modo di costruire l'identità passa e coinvolge i giovani. Questo è fondamentale, è un modo davvero per coinvolgere i giovani in azioni che spesso sono lontane dai loro pensieri, per mille ragioni, perché siamo in una società che forse non li vuole. Galimberti dice vivono di notte perché durante il giorno sono respinti i giovani, forse ha anche ragione, ma attraverso questo linguaggio che assume anche le caratteristiche, se vogliamo, della ribellione, no, dell'andare controcorrente, e per gli adolescenti cosa c'è di meglio, no? Di trovare qualcosa a cui andare contro. Ecco, quindi questa tipologia di arte per i giovani è fondamentale per tante cose. E allora, Papa Francesco diceva, l'educazione della persona, la cura dell'ambiente passa attraverso una buona educazione estetica. E allora, questa forma d'arte può davvero contribuire a fornire una buona educazione estetica ai nostri giovani. Purtroppo nelle scuole si fa fatica a parlare di queste cose. Io lavoro anche in un liceo artistico, spesso e volentieri all'arte contemporanea ci si arriva a fatica e si trattano sempre i soliti cliché. Non si va a indagare il perché di certi linguaggi, di certe forme appunto di espressione, eccetera. Allora, utilizzare il linguaggio dell'arte urbana significa sicuramente avere un'arma in più per educare i giovani al bello, alla bellezza, quindi alla cura della propria anima e alla cura dell'ambiente in cui si vive. Ed è proprio questo il secondo tema che adesso Cyril ci illustrerà, sempre attraverso altri
bellissimi esempi, cioè come si possono applicare poi questi strumenti, questi linguaggi, no, a una, diciamo così, didattica dell'arte per i musei, per le scuole, per le università. Prego, Cyril. Sì, allora, infatti questa arte urbana, come lo spiegavi molto bene, è un'arte molto più accessibile per i giovani, perché conoscono molto meglio Banksy, per esempio, o Blue, qui in Italia, da molto più che l'arte di Leonardo da Vinci o di Delacroix, per esempio. Però la cosa interessante è di finalmente di catturare questi giovani con la loro cultura, le loro conoscenze, per portarle a una conoscenza un po' più forse classica, un po' più savante, nel modo di mostrare i legami che esistono fra le due tipologie di arte, no? Allora, abbiamo fatto un programma didattico al Louvre attorno a questa questione dell'arte urbana, direi in una triangolazione fra il museo, la scuola e la strada, se posso dire, o l'artista urbana. E l'idea, il concetto è di invitare gli artisti urbani a lavorare da una selezione di opere del Louvre con gli allievi, gli studenti, alla scuola, ma anche nella strada quando è possibile. Dunque c'è questa volontà di, direi, le tre assi dell'educazione artistica come è pensata in Francia, che è la pratica artistica che si fa con l'artista, le conoscenze nella storia dell'arte che si studia, e poi anche l'approccio più sensibile, che è l'incontro con l'opera d'arte, con l'artista. Dunque queste tre assi sono riuniti in questo programma, dove allora, ho scelto solo un esempio che mi sembra molto interessante, perché da noi, se posso dire, in Francia, l'educazione artistica non si fa con solo un professore di arte direi plastica, perché la storia dell'arte non si insegna a scuola in Francia, purtroppo, però tutti i professori devono studiare, insegnare la materia, no? Matematica, lingua, dipende, se possibile con opera d'arte. E allora ho scelto una classe, dunque, di allievi che studiano con il loro professore di tedesco e che hanno invitato un artista a lavorare con loro. Allora, mi spiego meglio. Ogni anno, come si fa sempre con i professori di lingua, vanno nel paese della lingua. Dunque questo professore ogni anno fa un viaggio a Berlino, e dunque si vanno a vedere i graffiti, lo street art, perché ha capito che per catturare l'attenzione degli allievi è meglio di iniziare con cose che loro parlano. E allora abbiamo in questo programma scelto di venire al Louvre prima nella pittura tedesca, dunque con pittori tipo Holbein, Dürer, Cranach, eccetera, e di lavorare con l'artista con questa modalità. Bon. L'artista, che è d'origine corsica, perché il suo nome è Julien Casabianca, lui lavora con la fotografia, e soprattutto lui prende i personaggi nelle pitture, prende la foto, poi taglia la silhouette, la stampa, taglia la silhouette, isolando la silhouette del fondo, e va a incollare sulle pareti della città questi personaggi. Dunque si può trovare davanti la Gioconda, davanti ritratti celebri, famosi, eccetera. E dunque ha fatto lo stesso
lo stesso metodo, no? Con gli allievi che sono andati al Louvre a scegliere le opere tedesche che gli piacciono. Gli allievi incollando i personaggi del Louvre, dunque a scala umana, dunque ingrandito, sulle pareti attorno alla scuola. E allora sono pareti già di muri già abbandonati, già con graffiti. Allora, direi che è proibito di dipingere nella strada, incollare, dunque soprattutto quando incolla su un muro con già tanti graffiti non c'è problema. E la cosa interessante è questa confrontazione con la modernità del graffiti, no? la cosa un po' stupenda, no? Del graffiti e questi personaggi usciti da pitture di Holbein o Cranach, che fa una cosa stupendissima. Liberate dal museo e poi confrontate alla modernità, no? Alla strada e all'arte, al graffiti. Allora, secondo programma direi di didattico con l'università, dunque con studenti più grandi, era una manifestazione che abbiamo fatto per celebrare gli eventi di 1968, che non si chiama da noi rivoluzione, ma si chiama eventi, gli eventi da 68, che a quest'epoca avevano 50 anni. E allora la cosa interessante è che tutto fu iniziato in questa università. E devo dire che queste dunque rivolte sono iniziate da una cosa molto, secondo me, molto buffa e molto caratteristica dell'epoca, perché i ragazzi maschi volevano introdurci nel dormitorio delle femmine. E allora, perché a quest'epoca tutto era molto separato, e allora aveva fatto un casino nel tutta l'università, in modo che, perché volevano che i maschi andano dai femmini. E allora era veramente l'inizio di questo casino che dopo si è, come si dice, ingrandito, no? Allargato, voilà, diffuso molto, perché avevano rivendicazioni sociali, politiche un po' più seriose. Ma ha cominciato qua, così. E me l'ha contato un veterano dell'epoca. Bon. Degli eventi. E allora, noi abbiamo scelto, dunque, a quest'epoca si vede prima le affiche, i poster, con per esempio i slogan, perché le slogan, no? Slogani si dice? Slogan, bon. I slogan, direi che i graffiti ha avuto un sviluppo molto importante a quest'epoca, perché le rivendicazioni erano scritte nelle pareti, dunque la bellezza è nella strada, i belli arti sono chiusi, l'arte è nella strada, la bellezza salverà il mondo, dunque che da Dostoevsky, però molto ripreso a quest'epoca. E poi c'erano molte opere fatte velocemente con lo stencil, perché è il modo il più veloce di lavorare. Allora abbiamo invitato 7-8 artisti urbani da fare opere e riflessire su questa eredità, e sempre dunque Andrea Ravomattoni, lui ha scelto nella stessa metodologia, direi, di fare uscire in un modo democratico l'arte sul campus, dunque con quest'opera di Georges de la Tour. È interessante perché è paradossale, perché a quest'epoca c'era la gente che, enfin, gli studenti volevano fare tabula rasa, no? dell'arte classico, accademico, e hanno per esempio rovinati quasi tutti i gessi, i calchi nelle scuole degli belli arti, con l'Apollon del Belvedere e hanno rotto tanti gessi. Dunque era veramente il momento dove
dove si volevano liberarsi dell'arte accademica e dell'insegnamento accademico. Cucca è un altro artista che lui ha scelto di parlare dell'idea della bellezza, dunque con questa famosa frase di Dostoevsky, la bellezza salverà il mondo, e ha solo scelto il particolare della testa della Venere di Milo con il discorso che la bellezza corrisponde a questo finale, la bellezza in un modo universale si capisce da tutti con un viso ellenistico, che può essere la Venere di Milo o di un'altra statua famosa, ma basta solo un particolare del viso per dare questa idea della bellezza, che è anche una cosa paradossale per celebrare 68, all'epoca dove si distrugge i calchi della Venere di Milo. L'opera seguente è molto interessante, un po' intellettuale, perché proviene da Nietzsche, lo saggio da Nietzsche, Il crepuscolo delle idoli, fatto da un ragazzo che anche lui dipinge sulla carta, poi incolla l'opera originale sulla parete. Dunque anche questo è un'offerta, no? Perché non è qualcosa che si duplica, ma sono opere originali. E lui ha scelto questo, allora questo è veramente nello spirito di 68, con questo Crepuscolo delle idole, dove Nietzsche contesta, non rifiuta l'eredità, fare tabula rasa dell'eredità dunque ellenistica, ma anche giudeo-cristiana, e qua si vedono tutte le più famose sculture del Louvre come se fosse un cimitero, con i re, Napoleone, sono anche la Sfinge egiziana, le sculture della Mesopotamia, un po' di tutto, e buttato via, no? E ci sono anche le corbeau, che sono questi uccelli neri che vengono le corbi che vengono a mangiare gli occhi delle statue che sono dipinti. Dunque è un'altra interpretazione molto interessante. Poi l'ultima opera è di questo gigante ai piedi di argilla, dunque che proviene anche dalla Bibbia, e questa opera è molto interessante anche perché convoca tanti opere d'arte dal Louvre, e si tratta della perennità, dell'eternità delle opere d'arte, scegliendo alcune delle più famose opere che hanno attraversato il tempo oppure che sono disparate. Per esempio la statua di Luigi XIV alla Rivoluzione, del quale sono rimasti solo i quattro schiavi, un po' come questo modello di schiavi che proviene dal monumento da Medici a Livorno, no? Questa tipologia di monumento con l'imperatore, no? Tipo romano e i schiavi. E alla rivoluzione hanno buttato via Luigi XIV, ma hanno liberati i schiavi, che sono entrati al Louvre un po' dopo. Dunque, tutta l'opera è fatta di questi particolari, dunque nel centro la Venere di Milo, che dovrebbe essere rovinata dagli primi cristiani, no? Ma che fu nascosta e dunque che ha potuto attraversare il tempo. E poi il sottobasso e quelli che ornano
questi quadri che ornano il monumento di Luigi XIV, che invece fu buttato via. Poi nel piedestale finale, allora ci sono, c'è l'opera finale, c'è anche i rimasti della rivoluzione di 68 con l'arredo urbano, esatto. Dunque, come le barricade che sono installate sulla statua. E poi il viso è interessante anche perché è una maschera egiziana di oro. L'oro che era considerata come la carne dei dei e che è un masco funerario di un faraone conservato al Louvre e che si tratta di eternità perché è il monumento funerario che accompagna per l'eternità il faraone nella morte, nell'altra vita, eccetera. E dunque c'è questa statua con le diverse livelli della storia, ma anche della storia della conservazione dell'arte, no? E la cosa interessante è che è un murale che di natura è effimero, no? Perché è dipinto per durare, ma non per durare, no? Non per l'eternità, perché fuori fra 10 anni sarà totalmente rovinata. Dunque, voilà, e si tratta dell'arte come versus l'eternità. Ecco. Bene, allora siamo arrivati all'ultimo tema di questa bellissima carrellata sulla street art. Due riflessioni sul tema precedente. Una è questa. Abbiamo visto diverse immagini con dei capolavori dell'arte greca classica che sono, come dire, l'icona della bellezza, no? Della bellezza classica almeno. Ecco, la cosa da notare è che questi giovani artisti recuperano un concetto classico di bellezza, fanno riferimento a quel concetto classico di bellezza. Gli stessi occhi della Venere di Milo sono quelli che in qualche maniera veicolano questo concetto della bellezza che salverà il mondo. Quindi questa è una cosa secondo me molto interessante, cioè il fatto che soprattutto nel Novecento il concetto di bellezza ha subito notevolissime trasformazioni, ma in tutti i campi, dal teatro, pensiamo al teatro contemporaneo totalmente diverso da quello precedente, la musica, pensate alla musica, pensate anche al cinema, per esempio, nato in un certo modo e poi è finito con dei filoni davvero rivoluzionari, cioè tutte le forme d'arte in qualche maniera hanno cercato di rinnovarsi e di appellarsi a dei nuovi concetti di bellezza. Però quando i giovani vanno in strada e devono in qualche maniera veicolare un concetto di bellezza, lo fanno riappellandosi al concetto di bellezza classico. E questa è un'altra cosa, insomma, appunto da notare. L'altra che volevo dire velocemente è che questo ho fatto appunto con i giovani di portare l'arte fuori dai musei, mi fa venire in mente che anche qui possiamo trovare, come dire, dei piccoli germi o grandi germi in quel, diciamo, in quell'avanguardia italiana che era il futurismo. Nel 1909 Marinetti scriveva di bruciare i musei e ce l'aveva con le accademie, con quanto era ormai stantio, eccetera. E qui c'è proprio un richiamo, no, a questa volontà di fare tabula rasa del passato e ricominciare qualcosa di nuovo, anche se però abbiamo visto che nel fare tabula rasa non possiamo fare a meno di ricordarci, di riappellarci allo stesso passato. Quindi c'è un po' una contraddizione in termini, ma che evidentemente è il linguaggio della modernità, è il linguaggio dei giovani di oggi. Questo appunto ci deve far riflettere. Il futurismo, dicevo, anche lì c'era un'idea di arte totale, cioè di un miscuglio di arte che andava dalla pittura, dalla scultura, al teatro, alla cucina, un po' tutto, in salsa multisensoriale. E anche qui il tema che adesso Cyril ci presenterà riguarda proprio delle iniziative appunto per tutti democratiche nella città, quindi fuori da quei musei stantii che spesso respingono invece di attirare, e anche dei legami che potrebbero essere molto interessanti, no, tra
le arti cosiddette visive, anche se al Museo Mero il termine arti visive non piace tantissimo, e le arti del teatro. Prego Cyril, abbiamo gli ultimi quarto d'ora, so se riusciamo poi a lasciare qualche minuto se qualcuno volesse fare una domanda. Sì, allora sì, forse per concludere mi posso limitare a solo un esempio, questo che si vede qua, che infatti durante la pandemia e in Francia il secondo confinamento, che era un po', bon, come dappertutto, un po' strano, con le regole non molto precise, ma si poteva uscire solo dal mattino alla sera, ma con autorizzazione, bah, era molto pesante, ma anche come qui penso, e avevamo, allora a quest'epoca non ne parlo così velocemente, ma avevo fatto questa cronica quotidiana presentando un'arte classica versus un'arte urbana, enfin un'opera d'arte urbana, e allora ho iniziato anche con amici che hanno un negozio a Bastille, nel cuore di Parigi, che hanno questa parete vuota, nuda, di immaginare una programmazione di arte urbana, e si vede qua sulla slide, che si cambia tutti, enfin, 4 volte all'anno, dunque ogni stagione. E abbiamo cominciato nel cuore del confinamento, in febbraio, quando tutto era ancora chiuso, musei chiusi, negozi quasi tutti chiusi, enfin, negozi essenziali o non essenziali, perché da noi avevamo fatto una segregazione incredibile. E allora la gente non aveva più niente da fare, no? E non c'erano più gli incontri sociali, eccetera, eccetera. E avevamo deciso di fare questo evento culturale nella parentesi autorizzata del pomeriggio, e abbiamo fatto venire quest'artista parigina, che è una donna, perché ci sono anche donne nello street art, e lei ha scelto di fare questo, allora, collage, che è un collage fatto da una mescolazione, si può dire, no? Un'aggregazione di immagini che sceglie in diverse, sono immagini, come dire, della stamperia, no? un po' vecchie, dell'Ottocento, inizio del Novecento, dunque un'estetica un po' antica, se posso dire, e lei viene a dipingere sopra e soprattutto a scrivere, perché lei scrive. La scrittura è molto, molto importante nel suo lavoro. Dunque, ha fatto questo abbraccio di due persone, maschile, femminile, ma un po' ibrido, come se c'è un animale anche, e un felino, no? Con una donna, ma anche con queste mandorle che danno un aspetto un po' religioso, è qualcosa di molto eclettico che ricorda un po' l'arte dell'antichità, del medioevale, di diverse cose, e ha scelto di scrivere questa frase che ho fatto tradurre, non so se funziona: berremo il calice fino alla feccia per banchettare finalmente di vita. Dunque è un messaggio di speranza, di resilienza e di speranza in attesa della liberazione finale dopo il confinamento, e era veramente anche un abbellimento della città, perché questo blu lapis lazuli, no? Le mandorle dorate, le scritture dorate, poi il collage, le figure che sono bianco e nero, fa qualcosa di molto, con un impatto visuale molto,
molto bello, molto importante e che ha piaciuto a tutta la popolazione del quartiere, che erano molto contenti. Dunque la gente viene durante tutti i giorni a prendere le foto e il messaggio è anche molto importante e contestualizzato a quest'epoca e anche a questa zona, perché Banchetare è, devo dire che è una zona di Parigi dove ci sono molto dancing, non si dice, boîte de nuit, sono i bari, è una zona di notte, no? Ci sono tanti giovani che vengono a festeggiare, a banchettare, se posso dire, in questa zona. E dunque, dopo più di un anno, perché era febbraio 21, dopo più di un anno dove le discoteche, voilà, i bari erano chiusi, per la gioventù era una cosa terribile, e questa dipinta era un messaggio di resilienza e dice di aspettare ancora un po', ma verrà il giorno dove possiamo brindisare, no? Voilà. Ecco, forse può essere l'opera finale, forse perché siamo già un po' lungo, no? Allora, se avete domande... Sì. Allora. Eccomi, arrivo. Buonasera e la ringrazio molto per questo intervento ricchissimo. Mi domandavo se lei ha conoscenza del fatto che anche Ancona ospita un'importante sede di arte, di street art, di arte di strada, negli eventi che vanno sotto il collettivo di Ancona Crea, e che tra i vari, diciamo, le varie finalità dell'arte di strada, quelle che ci avete ben illustrato in questa vostra chiacchierata, noi dobbiamo considerare anche un'educazione al di là di quella che, insomma, ci ricordava Papa Francesco nelle parole del professor Socrati, l'arte come educazione, éducation engagée, cioè proprio un'arte che ingaggia i nostri giovani a scendere in campo politico e esprimere le proprie idee in maniera forte. Ancona Crea è stata sempre sponsorizzata dal Comune di Ancona tra le varie istituzioni, ma a seguito della crisi pandemica ha avuto un grande stop in queste collaborazioni, finanziamenti e sponsorizzazioni, e quindi gli artisti hanno deciso di autofinanziarsi e regalare queste opere che si trovano nel quartiere di Capodimonte alla città. E questo è quanto. Grazie ancora, messie. Ottimo, questo è ad Ancona. Avevamo anche Blu con dei murali su dei silos che però sono stati abbattuti, ma questo sta nel DNA dell'arte urbana, quindi non si deve piangere perché così è, nasce, vive e muore come sì. Qualsiasi altro organismo, se posso dire. C'è qualcun altro che vuole dire qualcosa, fare una riflessione, fare una domanda? Qualcuno dirà quando si magna? Non so. Niente. Bene, credo che abbiamo finito. Grazie. Io ringrazio voi, ringrazio Cyril che è venuto con noi. Ricordo che martedì Cyril sarà al Museo Mero e presenterà... No, questo è il primo libro? Sì. Il primo presenti? Questo è il primo, ma presenterò il secondo. Ah, ecco, quindi mercoledì. Questo è il primo libro che ha scritto sulla street art. E mentre appunto martedì sul sito del Museo Mero trovate tutto, Cyril presenterà il secondo libro sempre sul tema della street art. È appena uscita la settimana scorsa. Esatto, non c'è in italiano suppongo, no, però purtroppo. Cyril si impegna a tradurlo visto che parla così bene l'italiano, ce la puoi fare. E allora io chiudo con le parole di Manzoni, giusto per fare così un po' effetto, e facendo una parafrasi, insomma se questa storia
vi è piaciuta, vogliatene bene a chi ve l'ha raccontata, ma se invece fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non si è fatto apposta. Buon pranzo. Vi ricordiamo di indossare correttamente la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza nell'uscire ordinatamente dalla sala per consentire il rispetto del protocollo di pulizia e sanificazione. Grazie e arrivederci a tutti.